l'architetto Michele Capasso, che è il presidente della Fondazione Mediterraneo, in questo momento. Buongiorno, buongiorno. Michele, presidente, come dire voi, siamo amici, è il momento di procedere alla premiazione, all'assegnazione di questi premi della Fondazione Mediterraneo. Sì, come ogni anno da 18 anni, il premio Mediterraneo quest'anno compie 20 anni e si è rafforzato, giurie di 43 paesi, e quest'anno le giurie hanno assegnato le 30 sezioni a personalità come la memoria del Cardinale Martini, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, l'ambasciatore Stevens assassinato in Libia e via di seguito. Abbiamo voluto non solo annunciare i premi questa volta, ma nel segno di una nuova sobrietà nella solidarietà che deve assisterci non per uscire dalla crisi, ma per assumere un nuovo modello di vita basato appunto su una serietà d'animo e su una capacità di trasformare noi stessi, abbiamo voluto che questa sera fossero 6 degli assegnatari dei premi presenti, tutti quanti nel segno forte della legalità e della solidarietà. Abbiamo un premio particolarmente significativo a Renato Natale, che è impegnato da anni nell'associazione Maslo per aiutare gli immigrati, è una realtà importante nel casalese ed è un esempio di quello che bisognerebbe fare per cacciare via tutte le mafie e tutto ciò che di marcio sta ancora nella nostra realtà e che deve essere da noi cancellato per una nuova rinascita. Ecco Renato Natale. Pubblico anche i compagni di questa avventura del premio, sono di notevole, io sono piccolo come posso. Il premio a darlo all'associazione composta da oltre 50 soggetti, giovani, donne e uomini che si impegnano tutti i giorni per i diritti delle persone, ma io la dedico anche alle due comunità in cui noi operiamo, quella di Casal di Principe e di Castelvolturno, purtroppo conosciute e riconosciute troppo spesso per questioni negative, eppure in queste comunità ci sono esempio di grande generosità e di grande impegno. In questi giorni c'è stato l'episodio di un attentato ad una di queste realtà della nostra terra, la NGO, Uomo Cucina Organizzata, e noi stiamo mobilitandoci per difendere anche questo tipo di esperienza, che è uno degli esempi di quanto questo popolo, come diceva la canzone sugli italiani che abbiamo sentito prima, nonostante tutta una serie di riconoscimenti negativi, poi è di grande generosità e di grande impegno. Grazie, grazie di cuore.